questa serata speciale, questa serata di prim'ordine che rientra nel nostro programma di attività culturale ormai consolidato da 30 anni, sono quasi 600 le manifestazioni, concerti, musica da camera, conferenze, e questa sicuramente si colloca nella crema delle conferenze di maggiore livello e di maggiore spessore, soprattutto naturalmente per la qualità delle persone che vengono qui a parlare. Prima faccio una brevissima comunicazione di servizio: questa serata viene videoripresa, quindi come ho detto ci bisogna comunicare che è videoripresa, quindi se qualcuno non vuole far sapere che è qui, si allontana. Questo. Il generale Luigi Curatoli verrà un attimo in ritardo, lo si sapeva, era programmato, perché è impegnato al comando generale dell'arma. Quindi, fatte queste iniziali precisazioni, noi ci lanciamo subito, senza por tempo in mezzo, alla descrizione di questo luogo straordinario, assolutamente unico al mondo, che ha forse il problema, la sfortuna di essere, di esistere in un paese come l'Italia, che è forse il paese, anzi è forse il paese al mondo più ricco di beni culturali, di beni straordinari. Se Pompei fosse in un qualunque altro paese, forse non ci sarebbe stato bisogno del grande progetto Pompei, perché da sempre sarebbe stato al centro delle massime attenzioni delle autorità. Mi viene in mente, andai a Stonehenge qualche tempo fa, feci un lungo tragitto in macchina, andai in questo posto sperduto, vidi, senza offesa, ma insomma, vidi questa decina di sassi messi dritti, e ci dovevo pure pagare un biglietto per entrare, cosa che mi rifiutai di fare. Ecco, l'Italia ha questo problema, se vogliamo chiamarlo un problema, l'eccesso di posti splendidi. All'interno di questa categoria probabilmente Pompei è al numero uno, e se non è al numero uno è prima ex aequo con un'altra, una o due altre cose. C'è un grande rilancio. Tutti purtroppo parliamo di Pompei spesso solo quando c'è qualche vicissitudine. Grande notizia, è crollato un muro. Va bene, è una città che ha migliaia di anni, è possibile crolli un muro. Intanto spesso non si dice, mi collega del Vario, che spesso il muro che crolla non è di 2000 anni fa, a volte un muro fatto 30 anni fa o 50 anni fa, quindi non è una città che sta crollando come a volte è la vulgata che circola. Però adesso c'è una volontà c'è una grande determinazione da parte delle autorità per rilanciare questo luogo. Ci sono grandi finanziamenti che sono destinati a questo scopo. Per questo motivo il direttore generale, probabilmente il generale dei Carabinieri, dalla difficoltà dell'area in cui si opera, siamo tutti sicuri che Pompei ha e avrà anche un grandissimo futuro, oltre al grande passato che già ha. Do ora la parola al direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, il socio Daniele Ravenna, che condurrà la serata assieme al sovrintendente di Ercolano Pompei e Stabia, dottor Massimo Sanna, e successivamente al generale Luigi Curatoli. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a tutti voi per essere qui insieme a noi, grazie in primo luogo ai nostri ospiti, al sovrintendente Massimo Sanna e fra poco al generale Luigi Curatoli, che hanno accettato il nostro invito, che sono in assoluto le persone più autorevoli, competenti e qualificate per raccontarci qualcosa di questo tema affascinante. Comincio subito dicendo che, come avete visto nell'invito, nella piccola nota introduttiva che avevamo preparato, cominciavamo dicendo che per molto tempo Pompei ha fatto notizia solo in negativo quando la pioggia faceva cadere un muro di una domus o i turisti trovavano i cancelli dell'area archeologica chiusi per uno sciopero. Bene, l'altro ieri abbiamo avuto una bellissima, autorevolissima smentita, niente meno che dal Presidente del Consiglio, che ha fatto un comunicato stampa dicendo Pompei rappresenta, fra le altre cose, Pompei rappresenta il simbolo della parola fine a chiacchiere improduttive e sterili fatte per decenni in passato. Gli amanti della musica avranno apprezzato la notizia di un concerto speciale, in un posto speciale, 45 anni dopo il mitico concerto di Pink Floyd fatto nell'anfiteatro di Pompei nel 1971, David Gilmour tornerà a suonare a Pompei. Io confesso la mia ignoranza, non mi ricordavo il concerto di Pink Floyd,
notizia che tutto il mondo degli appassionati della musica di tutte le generazioni ha suscitato veramente grande entusiasmo. E poi prosegue il Presidente del Consiglio, perché anche se non ne parlo più tutti i giorni per non annoiarvi, prosegue uno straordinario lavoro di recupero di tanti beni culturali, a cominciare proprio da Pompei. Altre 5 nuove domus aperte nelle ultime settimane e una meravigliosa mostra con il Museo Egizio di Torino, altra meta culturale del mondo. E dunque, ecco, vedete, con Pompei finalmente comincia a fare notizia in positivo. Adesso, senza rubare ulteriore tempo, io ho pensato di ripercorrere rapidissimamente alcune tappe, in maniera sicuramente incompleta e frammentaria, ma il professor Zanna mi correggerà sicuramente, per dare una prima percezione del contesto di cui stiamo parlando. Allora, cominciamo più o meno arbitrariamente a ricordare che nel 97 Pompei viene inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale. Questo che cosa vuol dire? Non vuol dire interventi straordinari, non vuol dire finanziamenti speciali, vuol dire semplicemente il faro dell'UNESCO, cioè delle Nazioni Unite, cioè del mondo su questo luogo. Una speciale responsabilità che grava su di noi. Vuol dire che siamo obbligati a creare uno speciale piano di tutela e valorizzazione che l'UNESCO approvi, a individuare una fascia di rispetto, la buffer zone, intorno all'area interessata. Siamo obbligati a attuare e rispettare il piano UNESCO, e se qualcosa non va l'UNESCO manda un'ispezione, e se l'ispezione rileva che qualcosa non va, l'UNESCO ti mette una targhetta, bene UNESCO del patrimonio mondiale in pericolo. E se le cose proprio non vanno, si viene cacciati dalla lista UNESCO. Quindi è tanto bello essere nella lista UNESCO, ma è una grande responsabilità di fronte a noi. Continuo con questa domanda. Novembre 2010, il famigerato crollo del muro nella scuola Armatura, con crisi politica, ricorderete anche le dimissioni del ministro Bondi. Marzo 2011, intervento straordinario. Parte questo intervento straordinario. C'è la consapevolezza che occorre un finanziamento eccezionale, occorre un intervento speciale, gli strumenti ordinari non bastano più. Il decreto legge numero 34 del 2011, siamo fra il ministro Bondi che si era dimesso e il ministro Galanti che è appena arrivato. No, siamo nel passaggio fra loro, siamo nel 2011. Perché Bondi sicuramente il 23 marzo, il decreto legge ha la data formale il 31 marzo, come abbiamo scritto in quei giorni, parte il grande progetto Pompei, ingentissime risorse comunitarie, 105 milioni di fondi tratti dai fondi europei destinati a Pompei. Nel marzo del 2012 la Commissione approva quindi il grande progetto Pompei. Nell'agosto del 2013 decreto legge cosiddetto valore cultura del ministro Draghi, perché ci si rende conto che non è sufficiente uno mettere tanti soldi, occorrono anche delle strutture capaci di impiegare questi soldi e impiegarli nel tempo concesso e limitato. Con il decreto legge del ministro Draghi nasce una nuova figura straordinaria incaricata in particolare di dare attuazione al grande progetto Pompei, il direttore del grande progetto Pompei, che ha per appunto il compito di attuare questo grande progetto, cioè definire, riempirlo di contenuti, fare tutte le gare, vigilare che tutto si svolga nel rispetto della legge, portare a compimento l'opera entro il termine fissato. Ogni 6 mesi il direttore del grande progetto Pompei deve andare in Parlamento a riferire che cosa che è avvenuto puntualmente e che è stata fatta con scrupolo e con rigore entro anche con le tutele. Viene nominato con una procedura complessa che coinvolge il Presidente del Consiglio e il parere delle commissioni parlamentari, il titolare di questa nuova figura, il direttore del grande progetto Pompei, e viene nominato un generale dei carabinieri, il generale Giovanni Mistri, che era stato fra le altre cose in precedenza capo del famoso comando per la tutela del patrimonio artistico dei carabinieri, che voi sapete è una struttura di eccellenza, anche questa famosa nel mondo.
non c'è bisogno che vi sottolinei il significato che governo e Parlamento hanno voluto attribuire alla nomina di questa figura nella persona non di un esperto di organizzazione, non di uno storico dell'arte, non di un altro, ma di un generale dei carabinieri. Aggiungo che il generale Mistri si è trovato in certa misura a dovere partire da zero, creare una struttura interamente nuova, chiamare intorno a sé le persone che gli occorrevano e stabilire un rapporto di collaborazione e di integrazione con le strutture ordinarie della sovrintendenza, che anche questo è un dato chiaro. Se le strutture ordinarie e le strutture straordinarie non trovano modo di lavorare bene insieme, ovviamente è una tragedia. Devo dire che questo problema, grazie al generale Giovanni Mistri, alla sovrintendente Osanna e oggi al generale Curato, è stato affrontato veramente e risolto veramente nel migliore di modo. Aggiungo che sempre nel quadro di questi interventi, da un lato si è iniziato a costruire questa struttura speciale facendo capo al direttore generale del progetto, ma nel contempo si è anche modificata la struttura del Ministero. È nata, con quel decreto legge del Ministro Draghi, la sovrintendenza speciale di Pompei, Ercolano e Stabia, con particolari competenze anche in termini di autonomia gestionale. Quindi si è cercato di agire su un buon piano. Mi avvio rapidamente a chiudere questa brevissima carrellata, ricordando una vicenda della quale sono stato testimone io stesso, perché a quel punto c'era già il governo Renzi, il ministro dei beni culturali, il generale Mistri segnala che c'è una quantità di problemi gestionali veramente enorme, perché lui si inciampa in tutte le complicatissime norme che disciplinano l'agire amministrativo e se si vuole una struttura speciale che agisca in tempi celeri e rapidi, raggiungendo concretamente gli obiettivi assegnati, bisogna trovare delle soluzioni. E allora, il governo prepara un decreto legge in materia di beni culturali, quello che è diventato poi noto come decreto legge antibonus, siamo nell'estate del 2014, in cui ci sono una serie di norme volte ad agevolare e a rendere più spedita l'azione e della sovrintendenza e della direzione generale del progetto. Che cosa succede in Parlamento? Che in Parlamento da una parte si accoglie favorevolmente queste esigenze e queste impostazioni, ma dall'altro il Parlamento dice, piano, un momento, stiamo parlando di un contesto di cui sono noti tutti i problemi e quindi queste norme che rendono tutto più agevole e più spedito vanno integrate con delle norme che viceversa mirano alla garanzia, alla tutela, alla trasparenza, al rigoroso principio del rispetto di legalità e quindi in uno stesso provvedimento di legge abbiamo trovato il tentativo certamente molto difficile e ci diranno i procuratori quanto riuscito di conciliare due esigenze, fare in fretta ma fare con trasparenza, fare in maniera svelta, efficiente, ma nel contempo tale da non consentire nessun margine a ambiguità, zone d'ombra, quelle situazioni grigie che purtroppo quando ci sono tanti quattrini in gioco, specie in contesti difficili, purtroppo ci sono. L'UNESCO ha mandato un'ispezione e bisogna dire con soddisfazione che l'esito dell'ispezione è stato profondamente positivo. Il generale Mistri, al momento di cessare dal suo incarico, è andato alle Camere a riferire e le Camere hanno espresso una valutazione, devo dire, a prescindere dagli schieramenti, positiva su quello che si è fatto e che si sta facendo. Detto questo, bisogna essere consapevoli che molto è stato fatto, moltissimo si sta facendo, il contesto è un contesto incredibilmente affascinante, ma è un contesto complesso, perché c'è un problema di
il contesto delle amministrazioni locali, che è un contesto complesso. C'è un contesto di un'area del territorio nazionale dove la legalità non è forse il principio dominante. C'è il problema su cui si è riflettuto e su cui è intervenuto anche il recente legislatore di dire: bene, stiamo andando, siamo a un punto dell'attuazione del grande progetto di Pompei, stiamo andando in qualche modo verso questa conclusione, questo progetto. La grande sfida qual è? È quella, dal momento in cui finirà il grande progetto Pompei, di avere una gestione ordinaria normale, che sia una gestione ordinaria ben diversa da quella del lontano passato, che sia efficiente, all'altezza dei più elevati standard museali e espositivi del mondo, che sappia finalmente provvedere a quella ordinaria manutenzione che è sempre stato il punto dolente di Pompei, che possa finalmente rispondere, insomma, alle aspettative non solo del nostro paese, ma di tutto il mondo. E in questo momento la difficilissima e suggestiva sfida che abbiamo, che hanno di fronte i nostri interlocutori questa sera, è proprio concludere il grande progetto Pompei e insieme ammodernare al meglio le strutture della sovrintendenza, far confluire lo straordinario nell'ordinario e far sì che l'ordinario sia finalmente quella eccellenza che tutti desideriamo. Detto questo, non vi occupo più tempo e prima di dare la parola al sovrintendente professor Osanna, guarderemo insieme un breve cortometraggio realizzato dal regista Patti Corsicato, apposta per Pompei, per raccontare Pompei, quello che si sta facendo, quello che si è fatto, quello che si ha in mente di fare, non solo all'Italia ma al mondo. Grazie.
Grazie.
Benissimo, allora, funziona? Sì. In generale, vi ringraziamo ancora, è stato veramente fulmineo, ha assolto il suo compito presso il Comando Generale Lama a raggiungerci. E permettetemi di dire due parole per presentarlo. Il generale Curatoli, che è succeduto appunto nella carica di direttore del grande progetto Pompei al generale Giovanni Nisti, anche dell'Arma, ha un curriculum densissimo, non ve lo illustrerò tutto perché veramente è ricchissimo, però mi piace ricordare che è un curriculum in cui unisce esperienze sicuramente di prima linea, perché è stato comandante del nucleo radiomobile del gruppo Carabinieri Napoli primo, e poi comandante del reparto operativo del gruppo Napoli secondo, e poi la compagnia di Pomigliano d'Arco e Castello, la compagnia di Cisterna, quindi sempre nel napoletano, e voi intuite questo cosa voglia dire. Poi ha retto un importante comando a Monreale, il Principe Palermo. Poi ha avuto invece delle cariche tipo organizzativo al Comando Generale dell'Arma. Nel 2010 è stato direttore del servizio per il sistema informativo interforze presso la Direzione Generale Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno. Ha retto l'ultimo suo incarico, è stato di vicecomandante e temporaneamente anche comandante dell'Istituto e l'attività di formazione dell'Arma, e ora appunto è a questo curriculum così ricco e vario aggiunge la carica di direttore del grande progetto Pompei. Quindi io ringrazio ancora il generale e gli do senz'altro la parola. Intanto sono io che devo ringraziare il consigliere D'Avenna per aver voluto la mia presenza oggi qui, a un mese dal mio insediamento come direttore generale del grande progetto Pompei. La lettura del curriculum è solo vecchiaio, per cui niente di particolarmente intenso. Arriverei subito alla presentazione, ringraziandomi per l'attenzione e spero di non essere troppo noioso. Intanto vediamo come nasce il grande progetto Pompei, com'è la situazione all'interno dell'area degli scavi, come si intende risolvere la situazione lungo tutti i comuni che sono cosiddetti comuni cuscinetto, che sono intorno all'area degli scavi, cosa intendiamo fare nell'anno in corso. Allora, il grande progetto Pompei affonda le radici nella legge del 2011 e a seguire nel 2012 con una decisione comunitaria che approva un finanziamento di 105 milioni di euro che sono stati appostati nel programma operativo interregionale, cosiddetto POIN. Nel 2013 la legge di conversione del 112 fissa quali sono i compiti del direttore generale, tanto prevede la carica e poi fissa quali sono i compiti del direttore generale del grande progetto Pompei, e per ultimo la legge 210 del 2015, che è stata convertita con modificazioni nel 2016, con la cosiddetta mille proroghe, ha fatto delle cose importanti. Intanto ha detto che il direttore generale del grande progetto Pompei resta in vita fino al 31 dicembre 2019, ma che dal 1 gennaio 2017 confluirà all'interno della sovrintendenza di Pompei, che diventerà solo sovrintendenza di Pompei, poi come dirà il sovrintendente. Quali sono i compiti del direttore generale? Nell'area degli scavi, che abbiamo chiamato intramenia, deve definire e approvare gli elaborati progettuali per un tempestivo svolgimento delle procedure e soprattutto per assicurare trasparenza, regolarità, economicità di gestione e per prevenire le infiltrazioni, eventuali infiltrazioni mafiose. Per quello è stato redatto un protocollo di legalità, un protocollo operativo con la Prefettura di Napoli, dove siede un gruppo di
di lavoro e poi deve definire un progetto organico di gestione del servizio della pubblica fruizione e della valorizzazione del sito e deve assumere tutte le iniziative ritenute idonee per ottimizzare l'impiego delle risorse umane per il miglioramento del sito e delle condizioni di fruizione, ovviamente fermo restando le competenze della Provintendenza. Extra moenia vuol dire per l'area intorno agli scavi, deve proporre al comitato di gestione, vedremo immediatamente dopo che cos'è il comitato di gestione, è un comitato ad altissimo livello, deve proporre un piano strategico per lo sviluppo di queste aree, dico subito che sono 9 comuni all'interno dell'area intorno all'area degli scavi che confinano con il Parco Nazionale del Vesuvio e oltre a questi 9 comuni c'è la città metropolitana di Napoli. Questo piano strategico bisogna che preveda interventi per migliorare le vie di accesso ai siti archeologici, per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e per la riqualificazione urbana, ovviamente rispettando il minor consumo del territorio per rilanciare l'area. E poi deve predisporre un accordo di valorizzazione con altri soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di un percorso turistico e culturale integrato del sito UNESCO delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. Questi soggetti pubblici e privati, nella legge si dice che sono fondazioni che hanno tra gli compiti statutari quelli di preservare le aree archeologiche, partenariato pubblico-privato oppure enti pubblici. Il direttore generale deve informare semestralmente il Parlamento e si avvale di una unità Grande Pompei che si occupa specificatamente dell'extra moenia e una struttura di supporto e 5 esperti. Questo è il comitato di gestione di cui abbiamo parlato poc'anzi, è presieduto dal Ministro per dei beni e attività culturali e del turismo, siede o suo delegato, siede il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti o suo delegato, si parla anche di suo delegato, Presidente della Regione Campania, i sindaci dei 9 comuni interessati, i legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti per quello che abbiamo detto poc'anzi, il Sindaco Metropolitano di Napoli e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla coesione territoriale. Cosa non può fare invece il Direttore Generale del Grande Progetto? Non si occupa della tutela e conservazione, non si occupa delle attività ordinarie, la manutenzione ordinaria dell'area degli scavi, la programmazione ordinaria di eventi, la gestione dei news del sito web, non si occupa della biglietteria e del bookshop e non si occupa della sistemazione a ridosso della cinta perimetrale. Il piano si suddivide in 5, cioè il grande progetto si suddivide in 5 piani. Il piano delle opere, di quei 105 milioni di cui abbiamo parlato all'inizio, sono stati destinati 85 milioni e ovviamente perché è l'impresa più importante del grande progetto. Poi il piano delle opere si intende appunto le opere di restauro, le opere di rinforzo strutturale e quant'altro. Il piano della conoscenza, per piano della conoscenza si intende la conoscenza del sito, la mappatura del sito al fine di agevolare, come diremo poi più in là, al fine di agevolare le attività di manutenzione ordinaria. Il piano della capacity building, cioè tutta la parte di sostegno alle opere all'attività del direttore generale del Grande Progetto Pompei. Il piano della sicurezza, intesa come safety e non come security, e il piano della fruizione e della comunicazione. Questo è chiaro, la fruizione dei cittadini e la comunicazione, cioè rendere noto quello che si fa e quello che è il sito degli scavi, l'area degli scavi. Si parla in questa di prima e dopo, no? Dalla il rilancio di Pompei. Ecco, quando ex
cambiata la governance e si è insediato il mio predecessore, la situazione era questa. Quindi al 19 gennaio 2014, quando si è insediato il mio predecessore, questa era la situazione. Poi la situazione è leggermente cambiata, il 31 dicembre dell'anno scorso, la situazione è leggermente cambiata, perché vedete che da 19 interventi banditi sono stati banditi 47 più 10, 10 sono servizi di progettazione fatti dalla Invitalia, che è centrale di committenza. Quindi al 31 dicembre 2015, 19 più 47 più 10 sono 76 interventi. Interventi conclusi al 2014 era 1, adesso sono 36 più 5. Poi interventi in corso ce ne sono in questo momento 23, in attesa di avvio del cantiere ce ne sono 4 più 5, i 5 sono sempre i servizi di progettazione, in gara ce ne sono 2. Quindi al 31 dicembre 2015 il piano della capacity building risulta completato, funzione e comunicazione risulta completato, il piano della conoscenza risulta completato nella parte prevista dall'originario finanziamento, però c'è un solo intervento in gara perché è stato reso possibile dalle economie di gara. Il piano delle opere, che è un avanzamento, è al 44%, il piano della sicurezza al 74%. Questa è l'area degli scavi, come si presenta oggi, nel senso di quali sono i cantieri conclusi, quali sono quelli in corso, quali sono le gare aggiudicate e quali sono le gare in corso. Quindi si può vedere graficamente com'è la situazione. Il piano delle opere. Gli interventi sono di tipo areale, cioè vaste aree, e di tipo puntuale, cioè le singole domus. Intanto per il tipo areale il piano delle opere prevede, come uno dei principali interventi, è quello di rendere l'area archeologica fruibile a tutti, quindi anche ai versamenti abili. Quindi si stanno svolgendo dei lavori per rendere i percorsi privi di barriere architettoniche, e nell'area degli scavi non è cosa semplice. Si sta realizzando un progetto che è stato realizzato al Foro Romano dalla Sovrintendenza di Roma. Quindi è stato preso a modello quel tipo di intervento. Ecco, di tipo reale, questo è la mitigazione del rischio idrogeologico, poi lo illustrerà un po' più nel dettaglio il sovrintendente, ma insomma si è cercato di evitare che le acque potessero investire le domus attraverso la messa in sicurezza dell'assetto idrogeologico dei terreni al confine con le acque dell'area di scavo. Sempre per la messa in sicurezza areale, è stato messa in sicurezza la regione, gli scavi sono, come spiegherà meglio il sovrintendente, suddivisi in regione, quasi quartieri e insule. Ecco, nella regio quarta sono stati rinforzati le barriere, i muri per renderli più sicuri. Sempre nel piano delle opere, la tipologia di intervento puntuale, dalla reale siamo passati alla puntuale, sono i restauri architettonici e strutturali, tornando alla puntuale invece i restauri degli apparati decorativi. Quali sono i risultati? La restituzione al pubblico di almeno 10 domus, compreso quello che si sta ancora realizzando del piano dell'intervento cosiddetto N, cioè quello di rendere fruibile anche ai diversamente abili il sito. Sono aumentati i visitatori, nel 2015 erano 2 milioni e 9, quasi 3 milioni, con un incremento che vedete del 28% sul 2012 e del 12% sul 2014. È stato realizzato un sistema informativo e la mappatura integrale del sito, con l'inserimento di questo sistema informativo per, come ho detto, la più aderente programmazione della manutenzione ordinaria, quello che abbiamo.
attraverso una convenzione a titolo gratuito con Finmeccanica sono state sperimentate tecnologie avanzate, sono state approntate linee guida per l'attività di vigilanza, quindi con una revisione dell'organizzazione di questa attività, sono stati completati gli interventi di la progettazione di tutti gli interventi, tranne 5 che saranno ultimati entro il primo quadrimestre 2016, banditi dalla centrale di committenza che è in Italia. Sono state attivate ulteriori progettazioni confidando sui passi di gara. È stata migliorata l'azione amministrativa con una netta riduzione dei tempi di gara. Adesso vi vorrei far vedere il grafico, ma non trovo il mouse. Allora, perché non trovo il mouse? La riduzione dei tempi di gara, come potete vedere, dagli iniziali del 2012, 272 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte all'aggiudicazione provvisoria, e 84 invece all'aggiudicazione definitiva, si è scesi da 22,10 a fronte di un aumento degli interventi banditi. Quindi un notevole decremento dei tempi di gara. Poi c'è stato un contenimento del contenzioso, sono state bandite 52 gare, qualcuno sta pensando che gli interventi erano 76, sì, perché alcuni sono stati raggruppati nella stessa gara, con solo 8 ricorsi, di cui 6 con esito favorevole per l'amministrazione, uno in attesa di giudizio e confidiamo che sia anche questo favorevole, uno solo con l'esito sfavorevole. L'ampliamento della platea degli aggiudicatari, come potete vedere, nel gennaio 2014 il 100% delle ditte erano campane, sotto il profilo del numero degli interventi, invece nel dicembre 2015 le ditte campane si sono ridotte al 46%, devo dire fisiologico operando in Campania, però il parterre delle ditte si è ampliato. Sotto il profilo invece degli importi di aggiudicazione, questa è la situazione, il 49% è la Campania, ripeto, fisiologico, ma ci sono altri, come vedete l'Italia è ben rappresentata. Ecco. Adesso non mi servirà più, quindi possiamo andare qui. Un positivo impatto, poi abbiamo detto l'ampliamento della platea dei giudicatari, poi un positivo impatto occupazionale e commerciale sul territorio, perché ci sono, come abbiamo visto, incrementato i visitatori, ma poi sul posto ci sono maestranze che muovono e vivono in quel territorio, quindi gente che viene da fuori, come avete visto dal grafico delle ditte, che opera sul territorio di Pompei, quindi dorme, mangia a Pompei, il personale dell'amministrazione dei beni culturali, il personale dell'ALES, che è una società in house del Ministero, tutta gente che è arrivata a Pompei, che vive, che muove su Pompei e quindi porta anche alle infrastrutture ricettive denaro, e quindi c'è un buon impatto sul tessuto economico di Pompei. E poi c'è stata l'espulsione da parte dell'UNESCO di Pompei tra i siti del patrimonio dell'umanità in pericolo. Questa è una cosa altamente, secondo me, positiva. Questa era stata ventilata all'inizio del 2014, oggi non è più così.
Nessun intervento ha comportato impiego di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quanto previsto nel quadro economico, rimodulato a seguito degli ribassi d'asta. È stata seguita integralmente l'originaria impostazione del grande progetto, la messa in sicurezza areali, il restauro delle singole domus, come abbiamo visto, e la riduzione del rischio idrogeologico. Nell'immediato c'è stato il bridging del completamento degli interventi a valere sul PON. Che è successo, per essere più chiari? Abbiamo detto che i 105 milioni erano stati stanziati sul POIN che scadeva nel 2014. Allora c'è stata, il denaro che non si è potuto spendere fino a quel momento è stato riportato sul PON 2014-2020. Quindi è stato rifinanziato sul PON 2014-2020, assicurando così la possibilità di proseguire nel grande progetto Pompei. Praticamente il progetto è stato diviso in due fasi: la prima fase POIN, che si è conclusa il 31 dicembre 2015, la seconda fase che è cominciata il 1 gennaio 2016 con il PON 2014-2020. Nel breve periodo sono state create solide basi per la conclusione della stagione emergenziale e per il ritorno quindi a una gestione ordinaria che consente una conservazione programmata, l'efficientamento delle procedure e dunque maggiore legalità. Questa, ecco, abbiamo parlato dell'extra media, questa è l'area della cosiddetta dei comuni cuscinetto, cosiddetta buffer zone. È stata quindi individuata questa area omogenea di protezione intorno al sito UNESCO per un'azione di tutela estesa e coordinata. Da un lato c'è la necessità di uno strumento innovativo per lo sviluppo economico e sociale dell'area. La congruenza e l'accordo con il grande progetto Pompei e con il piano di gestione UNESCO. Dall'altra è necessaria la presenza di un ambito territoriale, ci troviamo in presenza di un ambito territoriale eterogeneo e ricco di complessità. C'è necessità di un rilancio economico e sociale, della riqualificazione ambientale e urbanistica e del potenziamento dell'attività turistica. Quindi si avverte l'esigenza di una strategia unitaria e quindi la legge 112/2013 prevede un piano strategico. È stato quindi edito un documento di orientamento che prevede quattro linee strategiche: il miglioramento delle vie di accesso e interconnessione ai siti archeologici, perché in quella zona non c'è solo lo scavo, l'area degli scavi di Pompei, cito su tutti l'area di Oplonti. Il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi mediante il riuso di aree industriali dismesse, e ce n'è più di una, la riqualificazione urbana e, come ho detto prima, la promozione di queste regolazioni liberali. Abbiamo parlato di partenariato pubblico-privato, del coinvolgimento di organizzazioni non profit nella valorizzazione del patrimonio culturale. Il 22 settembre, nell'ultima riunione del comitato di gestione, è stata condivisa la proposta per la realizzazione a Pompei di un hub ferroviario di interscambio tra le ferrovie di Stato e la ferrovia circumvesuviana. Questo hub ferroviario prevede una struttura praticamente particolarmente articolata, dove all'interno non ci sarà solo l'arrivo dei treni, con probabile, è stata ventilata anche la possibilità che arrivi in Freccia Rossa a Pompei, e la possibilità all'interno di questo hub di aprire anche degli esercizi commerciali. Però sull'hub volevo sprecare ancora qualche parola, perché avrete letto sui giornali, per chi si è seguito in qualche modo, che c'è stata una voci
concordi e voci in disaccordo. Le voci concordi perché pensano che possa essere un'occasione per lo sviluppo socio-economico di tutta l'area. Le voci in disaccordo temono che l'arrivo della Freccia Rossa, così da presso agli scavi, porti i turisti ad arrivare a Pompei, entrare negli scavi e prendere il treno successivo per tornare da altre parti, così come dire, escludendo l'area del centro di Pompei da questa opportunità. Queste sono, ho detto, le voci per favore, le voci contrarie, ognuno poi si farà l'idea che crede. Altre ipotesi sono all'esame degli enti interessati, l'altra ipotesi che ha stilato l'unità grande progetto del grande Pompei, unità che si riunisce per la cronaca proprio domani mattina con i sindaci di tutta l'area della buffer zone per dare un'occhiata a queste altre ipotesi e raccogliere delle anche di massima opinioni di concordanza. E poi nel prossimo comitato di gestione si vedrà quale sarà la governance per la realizzazione di queste cose. Una delle cose che è stata fatta meritoria è quella di aver fatto un portale, aver aperto un portale della trasparenza all'interno del quale chiunque, anche il privato cittadino che per curiosità voglia andare a dare un'occhiata, può vedere tutto sulle gare, i criteri, chi ha vinto la gara, quali sono stati i criteri che hanno ispirato la gara, quindi perché ha vinto uno piuttosto che un altro, il progetto dell'hub ferroviario e quant'altro, i verbali delle gare, sono tutte sul portale della trasparenza, così consentendo a qualsiasi cittadino che avesse voglia e tempo, o solo per curiosità, andarsi a guardare perché e come sono state fatte certe cose. Per cosa intendiamo fare nel 2016? Abbiamo scelto tre direttrici. Intanto il completamento degli interventi, abbiamo detto che alcuni piani sono completati, altri sono avanzati per una certa percentuale, quindi intendiamo completare gli interventi. Poi lo sviluppo dell'attività, del rilancio di attività di rilancio della buffer zone, come ho detto già domani mattina, cominciamo a tirare un po' le fila di quest'area. È una cosa complessa, non è una cosa semplicissima. Chi è stato in quelle zone come me conosce bene come la situazione anche dal punto di vista socio-economico e anche dal punto di vista urbanistico. E poi bisogna agevolare il rientro da una situazione emergenziale alla gestione ordinaria del sito. Abbiamo detto che dal 1 gennaio 2017 questa struttura confluisce sotto il cappello, se mi passate questo termine militare, sotto il cappello della sovrintendenza. E quindi dobbiamo fare di tutto perché questo avvenga senza isteresi e senza traumi. Per completamento degli interventi del grande progetto Pompei, completamento finanziario degli interventi conclusi il 31 dicembre, cioè paghiamo quello che è già stato fatto fino al 31 dicembre. Poi il completamento procedurale e finanziario, quindi completare le procedure e pagare 23 interventi che erano ancora in corso al 31 dicembre, così suddivisi. L'avvio dei lavori di 4 interventi raggruppati in 2 gare, vi ho detto che gli interventi possono essere raggruppati in gare, quindi già giudicati definitivamente, l'affidamento degli ultimi 4 dei 10 servizi di progettazione che è stata seguita nel 2015 da Invitalia come centrale di committenza, e l'affidamento di due interventi ancora in gara. Quindi il rilancio della buffer zone deve contribuire ad individuare in sinergica intesa con le componenti interessate il miglior assetto della governance di gestione della realizzazione dell'hub ferroviario, come appena detto, la concretizzazione delle ipotesi progettuali e corollario del progetto hub, e quindi da domani mattina mezzo cominciamo subito a prendere in mano questa situazione, e
poi faremo periodiche riunioni con i rappresentanti amministrativi territoriali, sia complessivamente come domani mattina, sia one to one, per l'esame di singole problematiche riferite relative alla valorizzazione del territorio. In linea con l'impianto normativo, abbiamo detto che favoriremo il rientro nell'ambito della sovrintendenza dell'intera direzione per arrivare alla gestione ordinaria del sito e trasferire in questa confluenza anche gli elementi caratterizzanti del grande progetto Pompei e tutte le buone pratiche che sono state poste in essere fino ad oggi. Io quindi fermo e lascio la parola a tutti. Perché quando il generale dice che all'inizio del grande progetto, quando c'erano i soldi, c'erano obiettivi, qualunque lavoro va fatto facendo una gara durata 270 giorni e poi in concreto la vincevano sempre le stesse ditte. Oggi le gare durano 20 giorni e la platea delle ditte vincitrici è molto più ampia e non c'è quasi contenzioso davanti al giudice amministrativo. Vi racconto solo un aneddoto che ho trovato in un libro di qualche tempo, tanto per darvi un'idea, anni addietro, per capire di cosa stiamo parlando, anni addietro viene fatta a Pompei un illecito, non ricordo se un abuso edilizio o qualcosa del genere, il soprintendente lo denuncia, si va in tribunale, sapete chi era il difensore dell'autore dell'abuso dell'illecito? Il sindaco di Pompei. Era quella la situazione un po' di anni fa, quindi rendetevi conto qual è stato il punto di partenza e quali sono oggi i risultati oggi conseguiti. Prima di dare la parola alla sottotitolo, Osanna, vorrei solo presentarlo un momento, anche se è un po' difficile perché anche a sua volta ha un curriculum ricchissimo, mi limiterò a dire che è un curriculum veramente affascinante perché nella sua esperienza professionale si unisce l'esperienza operativa sul campo di sovrintendente e di responsabile di sovrintendenze archeologiche e di direttore, mi pare anche regionale per il ministero, ma anche e soprattutto quella di docente universitario, ma anche quella di responsabile di scali e di attività sul campo in Italia e all'estero, ma anche di autore di una straordinaria quantità di pubblicazioni e studi scientifici. Quindi è veramente con grandissimo piacere che gli do la parola. Grazie, grazie dell'invito al Circolo e all'amico Daniele Ravenna che ci dà l'occasione di presentare quello che stiamo facendo. Siamo già entrati in medias res, è molto chiaro la situazione da cui siamo partiti. Ricomincio brevemente dall'inserimento del 97 della lista dell'UNESCO, che qui però non ha fatto seguito una sistematica manutenzione del sito, che ha portato a una serie di criticità che abbiamo riassunto con il crollo della scuola Maturano del 2010, che è stato, diciamo, la punta dell'iceberg, è stato il momento in cui si sono resi evidenti i grandi problemi di Pompei e che dopo di questo, dopo il crollo della scuola Maturano, una serie di crolli a catena hanno caratterizzato il sito. Ma il problema non era tanto nel singolo crollo, il problema era nell'assenza di una struttura che potesse governare un sito così complesso. Ma non perché non ci fossero anche funzionari qualificati o sovrintendenti che avevano preceduto ai greci, è che la struttura della sovrintendenza non era adeguata ad un sito così complesso. Il grande progetto è significato anche e soprattutto rafforzare le capacità gestionali della sovrintendenza affiancandole alla struttura del grande progetto, con una serie di tecnici che venivano dalle amministrazioni pubbliche e che ha un avanzamento al 44%, il piano della sicurezza al 74%. Questa è l'area degli scavi, come si presenta oggi, nel senso di quali sono i cantieri conclusi, quali sono quelli in corso, quali sono le gare aggiudicate e quali sono le gare in corso. Quindi si può vedere graficamente com'è la situazione.
intanto per il tipo reale il piano delle opere prevede come uno dei principali interventi è quello di rendere l'area archeologica fruibile a tutti, quindi anche ai diversamente abili. Quindi si stanno svolgendo dei lavori per rendere i percorsi privi di barriere architettoniche e nell'area degli scavi non è cosa semplice. Si sta realizzando un progetto che è stato realizzato al Foro Romano dalla Sovrintendenza di Roma, quindi è stato preso a modello quel tipo di intervento. Ecco, di tipo reale questo è la mitigazione del rischio idrogeologico, poi lo illustreremo un po' più nel dettaglio il sovrintendente, ma insomma si è cercato di evitare che le acque potessero investire le dolus attraverso la messa in sicurezza dell'assetto idrogeologico dei terreni al confine con le acque dell'area di scavo. Sempre per la messa in sicurezza areale è stata messa in sicurezza gli scavi sono, come spiegherà meglio il sovrintendente, suddivisi in regio, quasi quartieri e isole. Ecco, nella regio quarta sono state rinforzate le barriere, i muri per renderli più sicuri. Sempre nel piano delle opere, la tipologia di intervento puntuale, dalla reale siamo passati alla puntuale, solo i restauri architettonici e strutturali, tornando alla puntuale invece i restauri degli apparati decorativi. Quali sono i risultati? La restituzione al pubblico di almeno 10 domus, compreso quello che si sta ancora realizzando del piano dell'intervento cosiddetto N, cioè quello di rendere fruibile anche ai diversamente abili il sito. Sono aumentati i visitatori nel 2015, erano 2 milioni e 9, quasi 3 milioni, con un incremento che vedete del 28% sul 2012 e del 12% sul 2014. È stato realizzato un sistema informativo e la mappatura integrale del sito, con l'inserimento di questo sistema informativo per, come ho detto, la più aderente programmazione della manutenzione ordinaria, quello che abbiamo detto, il piano della conoscenza, no? Attraverso una convenzione a titolo gratuito con Finmeccanica sono state sperimentate tecnologie avanzate, sono state approntate linee guida per l'attività di vigilanza, quindi con la revisione dell'organizzazione di questa attività, sono stati completati gli interventi di progettazione di tutti gli interventi, tranne i 5 che saranno ultimati entro il primo quadrimestre 2016, banditi dalla centrale di committenza che è in Italia. Sono state attivate ulteriori progettazioni confidando sui passi di gara. È stata migliorata la situazione amministrativa con una netta riduzione dei tempi di gara. Adesso vi vorrei far vedere il grafico, ma non trovo il mouse. La riduzione dei tempi di gara, come potete vedere, dagli iniziali del 2012, 272 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte all'aggiudicazione provvisoria, che è 84, invece l'aggiudicazione definitiva, si è scesi da 22,10 a fronte di un aumento degli interventi banditi. Quindi un notevole decremento dei tempi di gara. Poi c'è stato un contenimento del contenzioso, sono state bandite 52 gare, qualcuno sta pensando che gli interventi erano 76, perché alcuni sono stati raggruppati nella stessa gara.
6 con esito favorevole per l'amministrazione, 1 in attesa di giudizio, e confidiamo che sia anche questo favorevole, 1 con uno solo con l'esito sfavorevole. L'ampliamento della platea degli aggiudicatari, come potete vedere, nel gennaio 2014 il 100% delle ditte erano campane, sotto il profilo del numero degli interventi, invece nel dicembre 2015 le ditte campane si sono ridotte al 46%, devo dire fisiologico operando in Campania, però il parterre delle ditte si è ampliato. Sotto il profilo invece degli importi di aggiudicazione, questa è la situazione: il 49% è la Campania, ripeto, fisiologico, ma ci sono altri, come vedete l'Italia è ben rappresentata. Adesso non mi servirà più, quindi possiamo andare via. Un positivo impatto, poi abbiamo detto l'ampliamento della platea dei giudicatari, poi un positivo impatto occupazionale e commerciale sul territorio, perché ci sono, come abbiamo visto, incrementato i visitatori, ma poi sul posto ci sono maestranze che muovono e vivono in quel territorio, quindi gente che viene da fuori, come avete visto dal grafico delle ditte, che opera sul territorio di Pompei, quindi dorme, mangia a Pompei, il personale dell'amministrazione dei beni culturali, il personale dell'ALES, che è una società in house del Ministero, tutta gente che è arrivata a Pompei, che vive, che muove su Pompei e quindi porta anche alle infrastrutture ricettive denaro, e quindi c'è un buon impatto sul tessuto economico di Pompei. E poi c'è stata l'espulsione da parte dell'UNESCO di Pompei tra i siti del patrimonio dell'umanità in pericolo. Questa è una cosa altamente, secondo me, positiva. Questa era stata ventilata all'inizio del 2014, oggi non è più così. Nessun intervento ha comportato impiego di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quanto previsto nel quadro economico rimodulato a seguito degli imbassi d'asta. È stata seguita integralmente l'originaria impostazione del grande progetto, la messa in sicurezza areali, i restauri delle singole domus, come abbiamo visto, e la riduzione del rischio idrogeologico. Nell'immediato c'è stato il bridging del completamento degli interventi a valere sul ponte. Che è successo, per essere più chiari? Abbiamo detto che i 105 milioni erano stati stanziati sul POIN che scadeva nel 2014. Allora c'è stata, nel 2013, il denaro che non si è potuto spendere fino a quel momento è stato riportato sul PON 2014-2020, quindi è stato rifinanziato sul PON 2014-2020, assicurando così la possibilità di proseguire nel grande progetto Pompei. Praticamente il progetto è stato diviso in due fasi: la prima fase POIN, che si è conclusa il 31 dicembre 2015, la seconda fase che è cominciata il 1 gennaio 2016 con il PON. Nel breve periodo sono state create solide basi per la conclusione della stagione emergenziale e per il ritorno quindi a una gestione ordinaria che consente una conservazione programmata, l'efficientamento delle procedure e dunque maggiore legalità. Questa, ecco, abbiamo parlato dell'extra media, questa è l'area della cosiddetta dei comuni cuscinetto, cosiddetta buffer zone. È stata quindi individuata questa area omogenea di protezione intorno al sito UNESCO per un'azione di tutela estesa e coordinata.
Da un lato c'è la necessità di uno strumento innovativo per lo sviluppo economico e sociale dell'area. La congruenza e l'accordo con il grande progetto Pompei e con il piano di gestione UNESCO. Dall'altra è necessaria una presenza, la presenza di un ambito territoriale cioè necessaria. E ci troviamo in presenza di un ambito territoriale eterogeneo e ricco di complessità. C'è necessità di un rilancio economico e sociale, della riqualificazione ambientale e urbanistica e del potenziamento dell'attività turistica. Quindi si avverte l'esigenza di una strategia unitaria e quindi la legge 112/2013 prevede un piano strategico. È stato quindi edito un documento di orientamento che prevede quattro linee strategiche: il miglioramento delle vie di accesso e interconnessione ai siti archeologici, perché in quella zona non c'è solo lo scavo, l'area degli scavi di Pompei. Cito su tutti l'area dei Plonchi, il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi mediante il riuso di aree industriali dismesse, e ce n'è più di una, la riqualificazione urbana e, come ho detto prima, la promozione di queste regolazioni liberali. Abbiamo detto, parlato di partenariato pubblico-privato, del coinvolgimento di organizzazioni non profit nella valorizzazione del patrimonio culturale. Il 22 settembre, nell'ultima riunione del comitato di gestione, è stata condivisa la proposta per la realizzazione a Pompei di un hub ferroviario di interscambio tra le Ferrovie dello Stato e la ferrovia circumvesuviana. Questo hub ferroviario prevede una struttura particolarmente articolata, dove all'interno non ci sarà solo l'arrivo dei treni, con probabile, è stata ventilata anche la possibilità che arrivi in Frecciarossa a Pompei, e la possibilità all'interno di questo hub di aprire anche degli esercizi commerciali. Però sull'hub volevo sprecare ancora qualche parola, perché avrete letto sui giornali, per chi si ha seguito in qualche modo, che c'è stata una voci concordi e voci in disaccordo. Le voci concordi perché pensano che possa essere un'occasione per lo sviluppo socio-economico di tutta l'area. Le voci in disaccordo temono che l'arrivo della Frecciarossa così da presso agli scavi porti i turisti ad arrivare a Pompei, entrare negli scavi e prendere il treno successivo per tornare da altre parti, così come dire, escludendo l'area del centro di Pompei da questa opportunità. Queste sono, ho detto, le voci a favore, le voci contrarie, ognuno poi si farà l'idea che crede. Altre ipotesi sono all'esame degli enti interessati, l'altra ipotesi che ha stilato l'unità grande progetto del grande Pompei, unità che si riunisce per la cronaca proprio domani mattina con i sindaci di tutta l'area della buffer zone per dare un'occhiata a queste altre ipotesi e raccogliere delle, anche di massima, opinioni di concorso. E poi nel prossimo comitato di gestione si vedrà quale sarà la governance per la realizzazione di queste cose. Una delle cose che è stata fatta meritoria è quella di aver fatto un portale, aver aperto un portale della trasparenza all'interno del quale chiunque, anche il privato cittadino che per curiosità voglia andare a dare un'occhiata, può vedere tutto sulle gare, i criteri, chi ha vinto la gara, quali sono stati i criteri che hanno ispirato la gara, quindi perché ha vinto uno piuttosto che un altro, il progetto dell'hub ferroviario e quant'altro, i verbali delle gare, sono tutte sul portale della trasparenza, così consentendo a qualsiasi cittadino che avesse voglia e tempo, o solo per curiosità, andarsi a guardare perché e come sono state fatte certe cose.
abbiamo scelto tre direttrici. Intanto il completamento degli interventi, abbiamo detto che alcuni piani sono completati, altri sono avanzati per una certa percentuale, quindi intendiamo completare gli interventi. Poi lo sviluppo dell'attività del bilancio, di attività di rilancio della buffer zone, come ho detto già domani mattina, cominciamo a tirare un po' le fila di quest'area. È una cosa complessa, non è una cosa semplicissima. Chi è stato in quelle zone come me conosce bene come la situazione anche dal punto di vista socio-economico e anche dal punto di vista urbanistico. E poi bisogna agevolare il rientro da una situazione emergenziale alla gestione ordinaria del sito. Abbiamo detto che dal 1 gennaio 2017 questa struttura confluisce sotto il cappello, se mi passate questo termine militare, sotto il cappello della sovrintendenza. E quindi dobbiamo fare di tutto perché questo avvenga senza isteresi e senza traumi. Per completamento degli interventi del grande progetto Pompei, il completamento finanziario degli interventi conclusi il 31 dicembre, cioè paghiamo quello che è già stato fatto fino al 31 dicembre. Poi il completamento procedurale e finanziario, quindi completare le procedure e pagare 23 interventi che erano ancora in corso al 31 dicembre, così suddivisi. L'avvio dei lavori di 4 interventi raggruppati in 2 gare, vi ho detto che gli interventi possono essere raggruppati in gare, quindi già giudicati definitivamente. L'affidamento degli ultimi 4 dei 10 servizi di progettazione che è stata seguita nel 2015 da Invitalia come centrale di committenza, e l'affidamento di due interventi ancora in gara. Quindi il rilancio della buffer zone deve contribuire ad individuare in sinergica intesa con le componenti interessate il miglior assetto della governance di gestione della realizzazione dell'hub ferroviario, come appena detto, la concretizzazione delle ipotesi progettuali e corollario del progetto hub, e quindi da domani mattina alle 9:30 cominciamo subito a prendere in mano questa situazione, e poi faremo periodiche riunioni con i rappresentanti amministrativi territoriali, sia complessivamente come domani mattina, sia one to one, per l'esame di singole problematiche riferite relative alla valorizzazione del territorio. In linea con l'impianto normativo, abbiamo detto che favoriremo il rientro nell'ambito della sovrintendenza dell'intera direzione per arrivare alla gestione ordinaria del sito e trasferire in questa confluenza anche gli elementi caratterizzanti del grande progetto Pompei e tutte le buone pratiche che sono state poste in essere fino ad oggi. Io quindi fermo e lascio la parola a voi. Perché quando il generale dice che all'inizio del grande progetto, quando c'erano i soldi, c'erano gli obiettivi, qualunque lavoro va fatto facendo una gara durata 270 giorni e poi in concreto la vincevano sempre le stesse ditte. Oggi le gare durano 20 giorni e la platea delle ditte vincitrici è molto più ampia e non c'è quasi contenzioso davanti al giudice amministrativo. Vi racconto solo un aneddoto che ho trovato in un libro di qualche tempo, tanto per darvi un'idea, anni addietro, per capire di cosa stiamo parlando, anni addietro viene fatta a Pompei un illecito, non ricordo se un abuso edilizio o qualcosa del genere, il sovrintendente lo denuncia, si va in tribunale, sapete chi era il difensore dell'autore dell'abuso dell'illecito? Il sindaco di Pompei. Era quella la situazione un po' di anni fa. Quindi rendetevi conto qual è stato il punto di partenza e quali sono oggi i risultati oggi conseguiti. Prima di dare la parola al sottotitolo,
Osanna, vorrei solo presentarlo un momento, anche se è un po' difficile, perché anche a sua volta ha un curriculum ricchissimo. Mi limiterò a dire che è un curriculum veramente affascinante, perché nella sua esperienza professionale si unisce l'esperienza operativa sul campo di sovrintendente e di responsabile di sovrintendenze archeologiche e di direttore, mi pare, anche regionale per il ministero, ma anche e soprattutto quella di docente universitario, ma anche quella di responsabile di scavi e di attività sul campo in Italia e all'estero, ma anche di autore di una straordinaria quantità di pubblicazioni e studi scientifici. Quindi è veramente con grandissimo piacere che gli do la parola. Grazie dell'invito. Circolo è l'amico Daniele Ravenna, che ci dà l'occasione di presentare quello che stiamo facendo. Siamo già entrati in media stress, è molto chiaro la situazione da cui siamo partiti. Ricomincio brevemente dall'inserimento del 97 della lista dell'UNESCO, che qui però non ha fatto seguito una sistematica manutenzione del sito, che ha portato a una serie di criticità che abbiamo riassunto con il crollo della scuola Maturano del 2010, che è stato, diciamo, la punta dell'iceberg, che è stato il momento in cui si sono resi evidenti i grandi problemi di Pompei, e che dopo di questo, dopo il crollo della scuola Maturano, una serie di crolli a catena hanno caratterizzato il sito. Ma il problema non era tanto nel singolo crollo, il problema era nell'assenza di una struttura che potesse governare un sito così complesso. Ma non perché non ci fossero anche funzionari qualificati o sovrintendenti che avevano preceduto ai greci, è che la struttura della sovrintendenza non era adeguata ad un sito così complesso. Il grande progetto è significato anche e soprattutto rafforzare le capacità gestionali della sovrintendenza affiancandole alla struttura, quella del grande progetto, con una serie di tecnici che venivano dalle amministrazioni pubbliche e che hanno rafforzato il... Ma prima del grande progetto, o subito con l'inizio del grande progetto, vorrei segnalare un'altra azione fondamentale del governo, quella dell'assunzione nel 2012 di 20 nuovi funzionari, 8 architetti e 13 archeologi, che hanno un po' dato nuova linfa vitale a questo sito e soprattutto sono significate professionalità giovani, anche con entusiasmo, che potessero contribuire a affrontare problemi così complessi. Se pensate, prima dell'assunzione di questi architetti e archeologi, Pompei aveva 3 archeologi, forse 33 architetti, per un sito che è 66 ettari, di cui 44 scavati. Mancava però, nonostante questo, mancavano ancora professionalità. Per questo che nell'art bonus, che ha citato Daniele Ravenna, il ministro ha voluto, su nostra sollecitazione del generale ministro Epia, inserire una segreteria tecnica per ovviare la mancanza di professionisti, per esempio ingegneri. Se pensate che quello che crollava, come è stato giustamente detto, non erano tanto i muri antichi, ma erano le coperture moderne, quelle fatte dal post-guerra in poi, capite bene che la figura dell'ingegnere era fondamentale. Per cui finalmente adesso abbiamo ingegneri, abbiamo 6 ingegneri, oltre a cui sono affiancati altri 10 architetti, e questo dà finalmente una struttura adeguata alle sfide complesse che il sito richiede. E di un sito che non solo è così esteso, ma un sito anche che è frequentato ormai da 3 milioni di persone all'anno, e quindi pensate che significa gestire un programma di conservazione per tutta l'area contemporaneamente, ma non chiudendo mai il sito. Anzi, l'unico giorno che si è chiuso è Natale, anche lì con grandi polemiche della stampa. Il 25 dicembre chiude tutto il mondo, chiude Pompei, sui giornali scandalo Pompei, cancelli sbattuti in faccia ai poveri turisti. Laddove mi sembra che quantomeno, sì, almeno il giorno di Natale si potrebbe essere chiusi senza polemiche. E come il generale Curatoli ha già sintetizzato, i piani e gli interventi che stiamo affrontando riguardano su scala finalmente urbana tutta Pompei. Si è partiti dal dissesto idrogeologico. Pompei ha una caratteristica, è stata scavata dal 1748 ad oggi, dove dei 66 ettari della città antica 44 sono stati scavati. Ma il problema non sono solo i 44 ettari scavati con queste
queste rovine esposte alle intemperie per oltre 2 secoli, ma la zona non scavata, dove 4-5 metri di lapillo ancora incombe sull'area non scavata, creando tutta una serie di problemi, perché il lapillo si smotta, quindi ci sono i fronti di scavo smottano e si muovono, e quindi qui anche la convenzione con Finmeccanica, adesso con ISPRA, che ci sta aiutando proprio nel monitorare queste situazioni così complesse, ma anche il problema di reggimentare le acque. Le acque meteoriche ovviamente colano dalla superficie di questo platone scavato e creano, come mostra questa immagine, una serie di sesti, non ultimo la scuola naturale, che pare sia venuta giù proprio per la pressione eccessiva delle acque meteoriche. Invece una nuova canalizzazione che riguarderà tutto il pianoro scavato adesso, da adesso in poi, e non dico che eviterà, ma quantomeno mitigherà i rischi a cui è soggetto questo sito. Ma un problema rimane del molto complesso, quello dei fronti di scavo, cioè tutta l'estinzione, l'area di contatto fra l'area non scavata, il settore non scavato e quello scavato, che in passato è stato affrontato in maniera solo, non sistematico. Vedete in queste immagini un puntello qui, una viminata in un altro settore, invece era un'area che richiedeva un progetto sistematico, e purtroppo non era stato inserito nel grande progetto. Per cui con il generale Nistri abbiamo fatto in casa una progettazione grazie alla segreteria tecnica e abbiamo bandito sui fondi ordinari. Abbiamo fatto delle operazioni di equilibristi per ricambiare il nostro bilancio dell'ordinario, spostando tutti i progetti meno urgenti negli anni successivi, e abbiamo investito questi 19 milioni per un triennio proprio sul bilancio dell'ordinario. Questa adesso è una delle gare, sempre gestite dal grande progetto come gara, che è in corso di aggiudicazione, mi diceva adesso la commissione, entro il mese di aprile dovremmo chiudere e quindi si partirà finalmente con questo progetto. Ma per fare le messe in sicurezza, che adesso si stanno sistematicamente per finire, proprio in questi giorni ripreremo tutta la Reggio Ottava, che è un bel pezzo di Pompei, ma per far capire la complessità di questi lavori, qui una serie di brevemente i dati. Questa è solo la Reggio Sesta, cioè una delle 9 regioni di Pompei, e vedete l'area dei progetti sono 56.000 metri quadrati, le pareti censite 13.000, quindi già una progettazione estremamente complessa, che tra l'altro si rivolgeva a situazioni molto affette da un degrado quasi irrefrenabile. Questa è una delle schede fatte per un muro di questi muri, è stato schedato in questa maniera, cioè una mappa del degrado che ha permesso poi di creare un progetto e di mettere a gara il progetto. Ma i problemi erano tanti, qui una piccola esemplificazione, cioè muri con enormi lesioni, disgregazioni di pezzi di muro, le mancanze di intere parti del paramento, il distacco di intonaci, quindi problemi complessissimi che si sono affrontati con questa progettazione di vari progetti, ognuna per una regione o più regiones, e si è arrivato a fare questo tipo di interventi che qui ho sintetizzato, cioè su 100% delle rovine si è intervenuti con reintegrazione delle lacune, la stiratura dei giunti di malta, perché la malta ovviamente si impoverisce, si inizia a sfarinare e crea appunto poi i dissesti anche di muri che lentamente cadono, la sigillatura delle sommità nutrie, insomma ogni muro è stato oggetto o è in corso di messa in sicurezza, e questo permetterà entro la metà del 2017 di risolvere i problemi di criticità di tutta Pompei. Ed è un grande successo, se pensate che uno dei successi della sovrintendenza che si celebrava nel 2000 è l'aver raggiunto il 30% della messa in sicurezza. Il problema è che il 70% di muri continuavano a deperire giorno dopo giorno. Questo non era un difetto o comunque la mancanza di chi ci ha preceduto, e che con quelle risorse umane soprattutto e anche finanziarie non si poteva affrontare un problema contemporaneamente così su tutta l'area. I 105 milioni di euro e lo staff che si è messo finalmente in campo con le risorse umane, ripete, questo permette di affrontare contemporaneamente un'area così vasta, e quindi in poco più di 2 anni risolvere il 100% del problema della messa in sicurezza. E questo vi faccio vedere i risultati, già questa è la Reggio Ottava che apriamo nei prossimi giorni, vedete sparito quel degrado che vedevate, ogni muro è trattato, dove è necessario ci sono stati inseriti dei puntelli come in quel varco in alto a destra, ma
finalmente una situazione che non incute quel timore di una irreversibile e irrefrenabile degrado. Oltre alle messe in sicurezza, però, si è intervenuto sul, come diceva il generale Curato, si è intervenuto sulle singole domus. Ovviamente le domus da restaurare in complesso sono tantissime, però si è scelto con una scala, di una gerarchia di priorità, quelle che avevano apparati più significativi, affreschi, mosaici più belli, ma anche meglio conservati, in modo da salvarli e aprirle sistematicamente al pubblico le case che andavano restaurando. Di quelle che vedete qui in verde, quasi tutte le abbiamo già aperte. Questo è uno dei lavori che abbiamo quasi del tutto completato, cioè le messe in sicurezza di circa, scusate, il restauro architettonico degli apparati di circa una ventina di domus, sono quasi tutte completate e ne abbiamo aperte 6 a dicembre con il premio Renzi, 5 in occasione di una mostra che si è inaugurata la settimana scorsa e altre le apriamo prossimamente. Quindi questo è uno dei problemi che sono ormai risolti. Vi faccio vedere brevemente una carrellata di immagini che mostrano questi straordinari mosaici che hanno ritrovato finalmente il loro lavoro, il loro colore, oltre alle tessere che non più si disperdono, ma finalmente che si rigonfiano. In alcuni casi si torna a intervenire dopo 100 anni nella stessa maniera, vedete le tavole del 1913 e quelle del 2015 sulla stessa parete, una delle case, anzi questa è una lavanderia che abbiamo riaperto al pubblico a dicembre. La casa della Conchiglia la vedevate nel video di Pappi Costicato, che un po' rappresentava questa stagione di interventi che stiamo portando avanti. Casa della Verena in Conchiglia, che è stata riaperta la settimana scorsa, Previa e Giulia Felice, anch'essi riaperti dopo anni e anni di chiusura, anzi di quasi abbandono. Il famoso Cave Cane, uno dei cani più famosi del mondo, che versava in una situazione molto critica, denunciata sul Corriere della Sera da Don Antonio Stella. Su questo siamo intervenuti non solo nel restauro del mosaico, ma anche nel nuovo allestimento. Abbiamo sostituito i vecchi cancelli con una nuova vetrata e con infissi che evitano alle guide di gettare acqua sul mosaico per rendere più vivi i colori, creando dei danni ovviamente notevoli, per cui adesso si vede e non è possibile danneggiarli dall'esterno come si faceva finora, perché ovviamente bisogna difendersi da tutti a puntelli, non è solo la illegalità o problemi della camorra, ci sono anche problemi proprio di una scarsa sensibilità o preparazione nell'affrontare un luogo così fragile, che è un po' di tutti, anche dei 3 milioni, buona parte dei 3 milioni di turisti che non si rendono conto, non bisogna toccare i mosaici o gli affreschi, sgusciare con gli zaini che adesso abbiamo vietato, o salire sui muri, cosa che si fa sistematicamente. Ma ancora le domus, prima e dopo l'intervento, questa è la casa della Fontana Piccola, che è stata una delle prime a essere riaperte, la casa del Criptoportico, riaperta a dicembre, vedete questi affreschi non si vedevano quasi più per i problemi di infiltrazione di acqua, di sali, polvere ovunque, invece con i restauri, si godono questi ambienti così quasi come erano in passato. La casa delle pareti rosse. E oltre a questo, ovviamente la fruizione, si è deciso di aprire Pompei non solo alla comunità, ai visitatori, renderla sempre più meglio fluida, ma soprattutto di non dimenticare i diversamente abili che fino adesso potevano vedere molto poco di Pompei. Un progetto molto ambizioso è questo, che prevede adesso la realizzazione di una sorta di percorso che attraversa tutta Pompei per circa 1,5 km, permettendo di superare tutte le barriere architettoniche. Ovviamente potete immaginare la difficoltà di fare un percorso per disabili in un sito come Pompei, che ha Vasoli in pietra lavica, dove non è proprio agevole. Allora si è intervenuti con un progetto sostenibile, utilizzando materiali sostenibili per quel sito, e ovviamente spesso si è intervenuti in zone che non erano basolate, ma quindi scegliendo un percorso idoneo, come in questo caso, e creando appunto un percorso che usa materiali compatibili come la pozzolana, che non cambia, anche non snaturi l'immagine di quella che è un'immagine di rovina storicizzata, come essere dal Settecento. Ecco, vedete, sarà possibile finalmente attraversare le strade in sicurezza superare le barriere architettoniche e contemporaneamente anche restaurare tutte quelle evidenze che si incontrano, per esempio le fontane. Qui c'è stato un grande
un altro degli episodi molto scandalistici dei media, non so chi l'ha seguito, sulle fontane che avevano questi rubinetti che non erano appunto compatibili con l'opera d'arte antica, dimenticandosi che avevano lì da 15 anni e che tra l'altro dà un bel servizio perché c'è l'acqua potabile in tutto il sito e si evita anche quindi di far sì che i turisti vengano siano oggetti di latrocinio, bottiglie d'acqua vendute a 3 euro all'ingresso, invece, però adesso sostituiremo anche questi rubinetti che ormai sono stati messi forse in tempi in cui non si aveva questa sensibilità, ma avranno lo stesso uso e saranno più rispettose dell'antico. Questo sono i lavori in corso del percorso che ovviamente è stato, come ogni lavoro di restauro e di valorizzazione, preceduto da una ricerca sistematica. Abbiamo approfittato di questi progetti per fare anche scavi, che è fondamentale, bisogna prima conoscere per poter intervenire. E quindi scavi hanno caratterizzato tutto Pompei con dei dati notevolissimi, soprattutto sulla Pompei preromana, cioè scavando sotto i marciapiedi vengono fuori non solo i dati sulle case che si sono rinnovate nel tempo, per esempio intonaci che sono stati scaricati, tutte scaricate dopo il terremoto oppure in momenti di rifacimento delle case, ma anche tracce di frequentazione sin dalle Tarcane, perché ci si dimentica spesso che Pompei ha una storia stratificata, nasce già nel VI secolo a.C. con una forte presenza etrusca, poi sannitica, prima di diventare romana solo nell'80 a.C. quando lì ci nasce una colonia. E questi scavi ci raccontano veramente in maniera straordinaria la storia. Una storia straordinaria che è quella di Pompei, che noi spesso dimentichiamo perché Pompei in fondo è fotografata in quell'attimo dell'eruzione di cui parlano soprattutto i calchi delle vittime. Ma proprio su questo siamo voluti intervenire, perché poi si parla sempre dell'eruzione dei calchi, ma i calchi versavano in una situazione allucinante, perché c'è poi delle contraddizioni proprio tipiche degli umani. Non erano mai stati catalogati i calchi, perché lì si dice che sono degli esseri umani. Perfetto, per cui non sapevamo neanche quanti ne avevamo di calchi. Vi ricordo, si iniziano a fare calchi delle vittime nel 1863. Un illuminato sovrintendente, Giuseppe Fiorelli, sovrintendente dell'Unità d'Italia, si inventa questa tecnica di colare gesso nei vuoti lasciati dai corpi delle vittime e restituisce così volume a quei corpi che si erano decomposti. E con questo ebbe un eco incredibile già nel 1860, nella stampa e nella letteratura. E, però, di questi povere vittime più volte, ahimè, erano state messe prima in un antiquarium che fu bombardato nel 43. Nel 43 proprio la sala dei calchi viene colpita, il bombardamento alleato, e l'allora sovrintendente Maiuri li trasporta in un deposito, che è questa, una struttura antica, le Terme del Sarno, e lì vengono dimenticati. Per cui si pensava anche che non ci fossero più. E allora la ricognizione è servita anche a recuperare tutto questo patrimonio disperso, ne abbiamo catalogati 106, di cui 86 sono stati restaurati, cioè tutti quelli che avevano bisogno di un restauro, e li abbiamo subito dopo esposti. Queste sono le foto d'epoca, prima del bombardamento dell'antiquarium voluto da Fiorelli, bombardato nel 43, questi sono i primi calchi realizzati proprio nell'Ottocento. E questa è l'operazione di restauro, tra l'altro delicatissima, perché è un gesso che all'interno contiene ossa, per cui vedete si sono fatte delle flebo per consolidare il gesso all'interno, si sono riattaccate parti che erano frammentari, un lavoro particolarmente delicato anche per il tipo particolare di manufatto, che come sapete all'interno uno scheletro, e si è fatta tutta una serie di ricerche che hanno tra l'altro avuto una grande eco anche mediante, che siamo andati prima pagina sul Corriere della Sera con questa TAC fatta ai calchi, che è stata sponsorizzata dalla Philips, per questo mi metto qui l'immagine e qui è il cane, uno dei famosi cani di Pompei, questo è un gesso, è il calco di un cane, e a fianco invece è il calco di una vittima, di un bambino che era di 4 anni. Questa TAC dà delle informazioni straordinarie, perché permette di conoscere lo scheletro all'interno, quindi recuperare dati sull'età, sul sesso, sullo status sociale, perché ad esempio già nei denti c'è scritta parte della nostra biografia, quindi attraverso i denti si ricostruisce anche la classe sociale, la dieta, che è una dieta mediterranea e che usa molti vegetali e poche, eh,
poca carne, se non in qualche momento particolare. Oltre a tutti questi progetti c'è stato un grande ed ambizioso progetto di conoscenza, come diceva Luigi Curatoli, cioè una documentazione sistematica di tutto, compresa da 6 lotti, 6 progetti omogenei che sono stati dati in appalto, quindi a 6 ditte o università che poi si sono aggiudicate gli appalti, e qui si è cominciato un lavoro sistematico di documentazione che ha rivoluzionato Pompei, perché finalmente Pompei è entrato nel mondo contemporaneo, con un nuovo rilievo che è a scala 1,50. Se pensate che si lavorava con l'ultimo rilievo fatto nel 2012 su scala 1,500, che non è adeguata per quel tipo di realtà, perché il rilievo 1,500 non registra tutta una serie di dati, per esempio gli stucchi, gli intonaci murali. Invece il nuovo rilievo ha una documentazione di dettaglio che permette da qui di partire in maniera consapevole e adeguata per i prossimi progetti di conoscenza, di ricerca e di restauro. Per esempio questa nuova pianta ha le altimetrie, ha le quote, non georeferenziata, ha le quote, per cui vedete, finalmente non sembra che Pompei è in pianura padana, ma si capisce quanto si è articolato questo plateau su cui si è costruita nel tempo. I colori mostrano proprio la differenza di altimetria su cui è composto un isolato della Reggio Emilia. E ovviamente non poteva non essere trattata con gli strumenti che la nuova tecnologia ci offre, quindi laser scanner di buona parte degli edifici, ovviamente l'orientazione da drone come ormai è usuale, quindi tutta una documentazione con, diciamo, di grande scala, con ogni muro documentato da una foto ortorettificata, e tutto questo è confluito in un sistema informativo progettato ad hoc, sempre con il grande progetto, all'interno del quale finalmente abbiamo un archivio informatico, cioè una sorta di web GIS che si può interrogare e capire quel muro simbolo di quella casa, di quell'insula, di quella regio, in che stato è. E quindi è partire con una nuova programmazione, che sarà quella programmazione ordinaria, programmata, che è mancata a lungo e che ha fatto sì che fosse necessario poi un intervento straordinario con il grande progetto. Questo è una presente sul piano della conoscenza. Oltre a questo, digitalizzazione dei nostri archivi, quello cartaceo. Pensate, abbiamo un diario di scavo dell'Ottocento, che sono fragilissimi, anche qui lasciati anche per poche ore prendere visione agli studiosi significa deteriorarli sistematicamente. Invece la nostra idea è di andare verso gli open data, cioè di aprire questi nostri archivi straordinari e renderli patrimonio appunto dell'umanità come Pompei, e si è partito quindi con un progetto di digitalizzazione che adesso è in corso, ma soprattutto del nostro archivio fotografico, dove c'è una documentazione straordinaria con lastre, 17.000 lastre dall'Ottocento fino agli anni 50, circa 35.000 foto, negativi, diapositive, quindi un patrimonio di conoscenza unico che solo digitalizzandolo può essere gestito, conosciuto, utilizzato in maniera puntuale. Il piano della fruizione, ovviamente non poteva mancare un piano della fruizione con un sito come Pompei, che è un patrimonio dell'umanità, come dicevo, frequentato da 3 milioni di persone, e il piano della fruizione ha previsto innanzitutto una volontà di riapertura di case che sono state troppo a lungo chiuse, quindi non solo si restaurava ma si riapriva sistematicamente. Qui in rosso tutti gli edifici che sono stati aperti nello scorso semestre, adesso c'è un nuovo progetto, un programma di aperture con quelle nuove, con le case nuove che sono state restaurate. Abbiamo cercato anche puntato a sbloccare situazioni che si erano incancrenite e che nessuno più voleva risolvere. Pompei è il regno dell'incompiuto, per cui edifici cominciati e non finiti, oddio, non è solo Pompei, è l'Italia, ma edifici iniziati, restauri bloccati per qualche problema, progetto che non era adeguato, autorizzazioni che non è state, per esempio quelle sismiche che erano state previste, contenziosi con le ditte, per cui quando iniziava un problema nessuno più lo risolveva, allora si chiudeva e la casa e veniva abbandonata a se stessa. Questo è uno dei casi, la palestra grande che abbiamo aperto tra l'altro col ministro l'anno scorso, che era chiusa da anni, e il generale disse: io per un anno non abbiamo capito perché anche questo è un'impresa, però con molta tenacia siamo riusciti a sbloccare i lavori e a chiuderli anche molto rapidamente. Abbiamo tra l'altro preso uno spazio per mostre temporanee e permanenti, che è uno spazio straordinario,
Qui abbiamo esposto gli affreschi di Moregine, che è un sito unico, tra l'altro scavato quando la Salerno-Reggio Calabria toccò l'edificio negli anni 50 e poi di nuovo negli anni 90, e affreschi che hanno girato il mondo, si erano stati staccati perché non si poteva conservare lì, oltre all'autostrada che ci passava sopra, ma essenzialmente c'era la falda freatica che era molto alta, quindi non permetteva una valorizzazione neanche di fianco all'autostrada, per cui sono stati staccati gli affreschi e sono stati allestiti in questa imparaggio, adesso si sono Pompei. Ma il piano della funzione significa anche adeguarsi alla nuova richiesta che vede non solo, rende non solo necessario delle guide in italiano e in inglese, ma le guide che devono essere aperte al mondo intero. Adesso il pubblico asiatico è in crescita esponenziale, per cui abbiamo pensato a delle guide in 10 lingue, comprese quelle con una nuova mappa in 10 lingue, e queste vengono date gratuitamente insieme al biglietto, che è molto, già è molto economico, 11 euro, lo aumentiamo a 12 o 13 in occasione di mostra. Immaginate, insomma, quello che si dà è molto rispetto appunto al sito di Pompei. Ma il piano della funzione prevede anche ovviamente l'uso di tutta una serie di tecniche e di tecnologie che la contemporaneità ci offre, dalla realtà virtuale, dalla realtà aumentata, ma soprattutto anche delle app. Adesso riapriremo degli itinerari tematici con delle app dedicate che sono state realizzate proprio per il progetto, e soprattutto ci apriamo ai siti e social network. Io sono terrorizzato, non essendo neanche in Facebook, penso che speriamo non sia un boomerang. Ovviamente non lo gestirò io, ci saranno delle giovani adeguati che conoscono bene il linguaggio e come questo si usa, però credo che sia fondamentale entrare in questo mondo della comunicazione nel 2016. Ovviamente le app presenteranno gli edifici come sono e come erano, quindi anche la possibilità di vederli in ricostruzione. Questa è una sperimentazione fatta con il CNR IBAM per la Casa dei Cieli, ma insomma con tutto questo piano della fruizione che stiamo sistematicamente aprendo al pubblico, finalmente la visita di Pompei sarà non solo una visita evocativa o emozionale, ma sarà una visita anche che arricchisce la conoscenza, cioè quando si esce si dovrà avere un'idea più complessa della straordinaria prima vita di Pompei, quella interrotta nel 79, e dall'evoluzione del 79, la seconda vita, quella che sarà altrettanto straordinaria, che si è aperta nel 1748, dura tuttora, e che ha fatto sì che Pompei diventasse un luogo dell'umanità per l'influenza che ha avuto sulla cultura dell'umanità, sul gusto, sull'architettura, sull'arte, dal 700, all'800 e ancora oggi. E il piano di sicurezza, ne parlavamo già precedentemente, prevede tutta una serie di nuove installazioni, illuminazione, nuova videosorveglianza, copertura wifi, ma soprattutto una bonifica, questa bonifica è monitoraggio ambientale, che significa la bonifica dell'amianto, perché ahimè i restauri del post guerra hanno usato sempre l'Eternit. Quando poi i tetti cadevano, l'Eternit che erano i tetti veniva riutilizzato nelle ricostruzioni di muri, quindi ce l'abbiamo dovunque, per cui un progetto da 1 milione di euro è proprio molto complesso, significa la sistematica bonifica anche di pezzi di amianto che sono nei muri, Eternit che sono nei muri, e vi assicuro che anche questo con un sito sempre aperto ha la sua complessità. Vi abbiamo annunciato dei rapporti che abbiamo instaurato con varie istituzioni, con varie università, e una per tutte quella con Finmeccanica, che significa un monitoraggio sia utilizzando il satellite Cosmo SkyMed, ma sia un monitoraggio con sensoristica a terra, che permette di, come dire, analizzando, di monitorare ogni minimo smottamento sia dell'area non scavata sia di muri, e quindi con questo poter intervenire prima che sia troppo tardi. Con l'ISPRA adesso stiamo proprio lavorando, i nostri tecnici, per rendere tutti questi dati che acquisiamo utili a noi e alla salvaguardia del sito. Altre attività, l'idea è quella di musealizzare, anche creare una sorta di museo diffuso a Pompei. Uno di questi, senz'altro, sarà l'antica direzione di Fiorelli, quella dell'Ottocento, che ospita adesso un laboratorio di scienze applicate dove sono conservati gli organici, una documentazione unica delle città vesuviane, i pani carbonizzati, la frutta carbonizzata, le melograne, le noci, le nocciole, fino ai pigmenti dei pittori che stavano lavorando quando scoppiò l'eruzione. Tutto questo, che adesso è solo fruito da specialisti, lo vorremmo appena aprire al pubblico,
pubblico, per cui si sta lavorando proprio per musealizzare questa struttura con un nuovo progetto. E questo ci permette, ecco qui una serie di rende di proposte che stiamo lavorando, e tutto questo ovviamente significa anche una risistemazione di tutto questo fronte che è stato oggetto di una indagine, che hanno portato anche alla luce strutture che non si vedevano più dall'Ottocento, che erano registrate dagli architetti francesi dell'inizio dell'Ottocento, per esempio da Masua, e qui la nostra documentazione, tutte queste gallerie di ville che si erano appoggiate in mura, quando le mura non servivano più, e c'erano tutte queste gallerie che portavano al mare o verso comunque i giardini che erano nei piani inferiori, e queste che stiamo riesplorando, anche perché siano poi il nuovo percorso di accesso proprio verso questo nuovo museo che stiamo realizzando. Ci siamo anche dedicati a attività di mostra che sono fondamentali per far conoscere questo patrimonio straordinario, ma proprio in omaggio a questo progetto, che è un progetto europeo, l'anno scorso abbiamo realizzato una mostra che era frutto di un progetto di ricerca molto solido, che si chiama Pompei d'Europa, che abbiamo tenuto al Museo Nazionale di Napoli, e nella piramide che avete visto nel video di Papi Costigato, l'esposizione di calchi nella piramide era frutto di questa mostra, una mostra che ha portato finalmente a Pompei quadri, oggetti che da tutti i musei d'Europa, e che erano di quei manufatti, quadri, opere d'arte che erano nate dal 1750 in poi e che erano stati ispirati da Pompei, e così li abbiamo confrontati con gli oggetti antichi, e c'è da Canova a Picasso, perché magari sfugge che anche Picasso, il famoso quadro di Picasso con le fanciulle che corrono sulla Spagna, lui lo realizza dopo una visita a Pompei del 1917, profondamente turbato da queste rovine così evocative. È un viaggio fatto con Cocteau, di cui ci sono documenti fotografici, anche scritti di Cocteau molto belli, e così abbiamo confrontato proprio questi quadri che venivano dal Museo Picasso di Parigi con le opere che l'avevano ispirato, ma siamo andati avanti appunto anche con opere di Arturo Martini, oltre quadri che appunto fra 700 e 800. E quindi accanto a questo poi la piramide, che adesso è ancora nell'affiliato, perché ci abbiamo riallestito una nuova mostra, questa su Giardinito e Natura, con cui abbiamo aperto una serie di giardini, e qui abbiamo esposto gli organici, quelli che i frutti, i pani che normalmente non si vedono, ma l'anno scorso ospitavano i calchi. Questa è l'immagine che avete già visto nel video di Papi Corsicato, e con una mostra fotografica, sempre con foto del nostro archivio, che mostra come è cambiata anche Pompei dall'Ottocento a oggi, grazie agli scavi, ai restauri, e visto che ogni generazione un po' reinterpreta Pompei. E così tutto questo è per riaprire Pompei all'umanità, visto che è il luogo dell'umanità, e chiudo con questa immagine che mostra l'umanità a Pompei. Grazie dell'attenzione. Io ringrazio moltissimo, veramente di cuore, i nostri due ospiti, perché hanno saputo renderci consapevoli con grande sobrietà del tantissimo che è stato fatto, dei risultati straordinari che sono anche ormai già in buona parte tangibili, e spero che si sia capito anche quanto difficile, complesso e tormentato, tormentoso e tormentante era il punto di partenza. Prima di chiedere se ci sono domande, se qualcuno vuole qualche cosa, eccetera, mi permetto di fare solo una piccolissima postilla, da profano, non assolutamente da presentatore, però una cosa che mi ha molto molto colpito è un'esperienza recente, cioè, e che mi piace dire a tutti, Pompei non è solo a Pompei. Pompei è anche nel Museo Nazionale Archeologico di Napoli. In particolare, secondo una concezione tradizionale di museografica, per decenni, quando a Pompei si trovava qualcosa di particolarmente bello, lo si toglieva di lì e lo si portava al Museo Nazionale Archeologico. Per cui, per esempio, i mosaici, alcuni dei mosaici più belli sono stati strappati e sono portati lì. Guardate che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli non è famoso nel mondo per colpa nostra, perché dovrebbe esserlo, perché c'è una raccolta di capolavori tale che quando si entra in quelle sale si vede fisicamente sopraffatti. E quello è qualcosa che dialoga con Pompei sito archeologico, così come Pompei sito archeologico dialoga con il Museo Archeologico Nazionale.
fa, e giustamente, se non sbaglio, proprio perché ci sia un forte dialogo tra queste due realtà che in passato sono state separate, tu sei nel consiglio di amministrazione del museo, cioè il superintendente di Popolo. Questa nuova organizzazione del Ministero che vuole dare autonomia e maggior capacità operativa e efficienza ai singoli musei, però non bisogna assolutamente perdere il rapporto col contesto, cioè uno dei temi più discussi. E questa è la soluzione di nominare il soprintendente di Pompei, aggiungo di Pompei o Collana Stabia, secondo la nuova organizzazione, il soprintendente al quale fra l'altro sono stati conferiti di recente particolari poteri e autonomie proprio per rendere più efficiente l'opera ordinaria della soprintendenza, però il fatto di averlo nominato componente del Consiglio di Amministrazione del Museo Archeologico Nazionale significa cercare di costruire un forte legame fra queste due realtà. Per cui io vi raccomando, in un fine settimana si fa benissimo, è assolutamente, assolutamente è doveroso. Detto questo, l'ora è tarda, ma se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, ecco subito. Una sua domanda. Voglio sapere, ho sentito parlare della sua intendenza di Pompei, Ercolano e Stabia, ma qui abbiamo parlato solo di Pompei, però. Facciamo un'altra conferenza di volte, no, oggi si parlava del grande progetto a Pompei. Il grande progetto si riferisce solo a Pompei. Sì, Pompei. Solo Pompei e la e lei fa una domanda giusta, che adesso ci vorrebbe un grande progetto Stabia, sono convinto, perché anche lì i problemi sono tanti da affrontare e siamo stati molto assorbiti da Pompei e abbiamo molto trascurato, perché il grande progetto non ha responsabilità sugli altri siti. Questa nuova organizzazione che fa vedere come la Rega ha costruito una macchina da guerra, se mi passate il termine, per risolvere e per rilanciare Pompei. E questi sono i complimenti, insomma, i ringraziamenti. E l'altra domanda, come ha accolto la popolazione circostante, abituata a un modo di vita tranquillo forse rispetto a questo? C'è un apprezzamento anche locale, perché sicuramente è cambiata la funzione dei turisti, cosa che secondo me sì, anche perché hanno visto già adesso, hanno visto arrivare qualcosa in più in termini, come dicevo prima, di nostro turismo, in termini di maestranze, in termini di personale dei vari ministeri, personale delle varie organizzazioni che operano su. Certo l'appetito viene mangiando e pertanto a loro piacerebbe avere anche di più, e vediamo adesso con questa valorizzando la buffer zone se si riesce con quelle risorse finanziarie di cui ho parlato, se si riesce anche a fare progetti che possano essere valorizzanti di tutta quell'area. Generale, mi corregge se sbaglio, possiamo dire che uno degli scopi del grande progetto Pompei è quello di riportare con un po' più di forza lo Stato a Pompei e zone circostanti e far sì che magari certe abitudini e certi modi di comportarsi vengano relegati al passato? Io penso che lei abbia centrato perfettamente l'argomento. Intanto, secondo me riportare lo Stato non è soltanto riportare l'ordine e la sicurezza pubblica, ma è anche eliminare una situazione di degrado e farla emergere in una situazione di maggiore normalità. Quindi è chiaro che portare lo Stato non è soltanto sì, l'ordine, sconfiggere la camorra, quello è necessario, è una precondizione, ma arrivare anche all'eliminazione del degrado e il riportare la normalità, questo è una delle cose che si può fare e che cercheremo di fare. Bene, e a questo punto io ringrazio ancora i nostri ospiti e posso dire questo, un libro un po' polemico di qualche tempo fa
diceva Pompei, Italia, no? Infatti Pompei è rappresentativa dell'Italia e la diceva, ahimè, in tono critico e polemico. Io spero di poter dire, a conclusione di quello che abbiamo visto e preso questa sera, evviva, Pompei è rappresentativa che in Italia si possono fare delle cose molto